Salve ragazzi e bentornati sul canale. Se sei nuovo ti ricordo di iscriverti al canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato. Inoltre ti invito a seguirmi sui miei profili social per aggiornamenti in tempo reale e inediti. E questo è il risultato dopo le lavorazioni al tornio. Il pezzo di alluminio grezzo è diventato un tampone dalla misura di 46,96 circa lato cuscinetto per una profondità di 10,88 quasi 11, mentre dalla spina di centraggio 12,03. Ok. Ora vi faccio vedere come inserirlo nella sua sede. Vedete? E in questo modo ci troviamo al centro del cuscinetto. Si muove bene, però non ha nessun gioco, come potete vedere. Misuriamo la camera di manovella per vedere il diametro del foro attuale. 73,20 circa. Vediamo l'albero motore. 73,93, 74. Riepilogando, abbiamo un albero dal diametro di 74 e una barinatura da eseguire del diametro di 75,5. La manovella attualmente è 73,20 e quindi la parte da asportare è 2,3 mm. Ora andiamo alla nostra fresa, staffiamo il pezzo e iniziamo la lavorazione.
Ed è così giunti alla fine del video. Vi faccio vedere la lavorazione che abbiamo eseguito con il nostro tornio fresa Multitech 800 Plus della D'Amato Macchine, che è venuta perfetta e ottima. Ora l'abbro motore ci entra bene e ha il giusto gioco. Ovviamente poi con il cuscinetto rimarrà solo la giusta distanza fra la camera di manovella e il volantino stesso. Posso dire che siamo riusciti con pochi spicci a realizzare una lavorazione meccanicamente un po' complessa da fare. Spero che questo video possa tornarvi utile e che vi sia piaciuto. Vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato sui prossimi video. Inoltre vi invito a seguirmi sui miei profili social che troverete il link in descrizione. Grazie della visione e al prossimo video. Ciao ragazzi e al prossimo video!